Alleluia, gloria, lode Lode e onore al Signore Gesù Cristo, che ancora mi dà l'opportunità per lodarlo, per benedirlo, perché Lui solo è degno di lode e di gloria. Voglio ringraziarlo appunto perché Lui, Gesù Cristo, è il Signore. Essendo Signore, vuole che noi dipendiamo da Lui. Non solo il mio Salvatore, il mio Signore. Il fatto che è Signore significa che è anche padrone. Quindi nel senso buono, nel senso di dipendere da Lui. Perché dico queste parole? Voglio incoraggiare tutti noi in questo momento perché lo sperimento in questo tempo nella mia vita. Vedo, sto andando un po' in giro, portare curriculum, e vedo che c'è un'ansia, una ricerca affannata nella gente. Giustamente siamo in tempi duri, ma io voglio incoraggiarti come cristiano, incoraggiare anche la mia vita a dipendere dal Signore, perché noi cristiani, noi credenti, non siamo come le persone che non conoscono il Signore, perché c'è scritto che no, non, di non angustiarci di nulla, di non avere ansie, ma di dipendere dal Signore. E io voglio incoraggiarti, alleluia, con delle parole di un salmo, il Salmo 127, i primi due versetti, dice: se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Alleluia. E poi, ebrei. Lettera agli Ebrei, capitolo 4. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Parlando del riposo, dal versetto 8 dice: perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità. Alleluia. Riposo dalle nostre opere, per dipendere dal Signore. Perché dico queste cose? Perché mi rendo conto che c'è proprio anche nei cristiani e credo che anche una situazione che il nemico vuole, che noi ci affanniamo a fare tante cose. Mi vengono anche dati dei consigli ultimamente, personalmente: vattene in Germania adesso, vattene qua, vattene là. Però io credo che tanti consigli vengono dall'ansia, dal fare noi, e il Signore invece vuole che noi dipendiamo da Lui, noi che stiamo in Lui, che Lui ha la sua buona, perfetta volontà per noi. Quindi possono venire tanti consigli buoni, ma il consiglio maggiore è quello che viene dallo Spirito Santo personalmente per ciascuno di noi, la guida che Lui ci dà. E io in questo momento voglio incoraggiarti a stare con il Signore in questo tempo, non andare a destra e a sinistra, affannarti, anche riceviamo questa risposta in questa chiesa, in quell'altra. No, stai con il Signore, prendi un tempo per dimorare con Lui e Lui ti indirizzerà, Lui aprirà le porte. Perché se l'Eterno, come abbiamo letto, non apre, se Lui, come è scritto, quando Lui apre nessuno chiude, quando Lui chiude nessuno apre. Quindi come cristiano, come credente, dipendiamo dal Signore e riposiamo in Lui. Perché Lui vuole questo, che noi riposiamo in Lui. Non ci affatichiamo, perché Lui ha un piano meraviglioso. Gli ebrei, nel tempo dove c'era la carestia, al tempo di Mosè, loro dimoravano nella terra di Goshen. Gli egiziani soffrivano la carestia, ma gli ebrei non la soffrivano. Eppure la carestia era in tutto il paese, l'Egitto, ma nella terra di Goshen no. Alleluia. E il Signore ha sempre un interesse per il suo popolo. Che Dio ti benedica con queste parole. La tua presenza in me,
l'aria che respiro, cercare il volto tuo, è il motivo per cui vivo. La tua presenza in me, l'aria che respiro, cercare il volto tuo, è il motivo per cui vivo. E stare in te, Gesù, l'aria che